forse è il caso di tener presente che noi dovremmo porci come obiettivo quello di non far morire nessuno in mare, no? Bene, allora cosa ci dicono i numeri? Perché purtroppo sempre di questo dobbiamo ragionare, altrimenti sono le suggestioni. I numeri ci dicono che quando il Mediterraneo era pieno di navi, no, che salvavano persone, no, nel 2016 i morti sono stati 5.300, dati non miei, dati, delle Nazioni Unite. Benissimo. Prima stretta, quella arrivata dopo i primi insuccessi elettorali del Partito Democratico fatta da Minniti. Prima stretta 2017, 3.200 morti. Dopodiché chiusura e si spazzano via le ONG come ha fatto Salvini, e chiusura dei porti. I morti sono 2.200 e oltretutto per la maggior parte da altre rotte, vale a dire Grecia e Spagna-Marocco. Per cui, in una maniera o nell'altra, chiudendo i porti, evitando di far vedere alla gente cose di quel tipo lì, tipo mettiti in mare in una rotta pericolosa, ci sarà un po', ci sarà una cosa pericolosa, ci sarà un po' di tempo, ci sarà un po', ma alla fine c'è la festa, ma alla fine arrivi nel premio dove ci sarà il Ben Godi, no? E cose di questo tipo. Incentiva la gente a partire. E se la gente parte, dato che è pericoloso, la gente muore. Allora, i profughi veri, quelli che scappano dalla guerra, si fanno arrivare in tutta sicurezza, magari con un aereo. Quella rotta nel Mediterraneo, che è un posto dove la gente muore, deve essere chiusa. Se uno invece pensa che la cosa migliore sia attirare la gente in una rotta assolutamente pericolosissima, incentivarli a mettersi su una tinozza, su un gommone, perché tanto poi ci sarà una barca delle ONG che prima o poi, dato che l'Europa è buona e così via, gli farà fare la festa che abbiamo visto. Ma non è una festa. La gente si mette in mare e muore. La festa è un'altra cosa. No, invece cosa abbiamo visto lì? Guardiamo i numeri. L'anno scorso, quando c'era Minniti che aveva risolto il problema, e indubbiamente Minniti un contributo alla risoluzione del problema l'ha dato, non dico di no, nei primi 9 giorni erano sbarcate 480 persone. Nei primi 9 giorni del 2019, quante persone sono sbarcate? Ve lo dico io, zero. Non si sa, diciamo. Zero. Sono sbarcate 0 persone. Quindi, dov'è che si incentivi con questa linea, chiamiamola dura, chiamiamola linea Salvini, chiamatela come volete, dov'è che si incentivi la gente a imbarcarsi e venire in Italia? Io non lo so, comunque i numeri sono questi.